Ancora una volta Gesù vuole opporre a quello che è una fede fatta di prescrizioni e di regole, a quella che è una dimensione non semplicemente più umana, anche se questo è un aspetto rilevante, la dimensione che la regola non è fine a se stessa, casomai è uno strumento che può aiutare nel rapporto con il Signore, delineare con chiarezza quali possono essere, le modalità per poter vivere questo rapporto con il Signore, ma non diventarne schiavi. In fondo, ecco, gli ebrei, i farisei, scusate, nello specifico, ottemperando alla regola e ritenendosi giusti in un modo o nell'altro, non erano coscienti di essere schiavi di una regola e quindi di un giuridicismo, dimenticando invece l'anima, di questa regola. E può anche essere, se vogliamo, il nostro approccio, se volessimo anche cercare di, meditando questa parola, di volerlo anche, perché no, applicare al nostro vissuto, al nostro percorso. Ecco, potremmo sicuramente, riscontrare alcuni nostri atteggiamenti e in questi atteggiamenti che vengono presentati e tra l'altro condannati in questo Vangelo. C'è il rischio che anche noi, in quello che siamo, in quello che facciamo, ci riteniamo giusti perché obbediamo a regole, perché, giustamente uno più uno fa due, non fa mai tre. E questo è giusto, questa chiarezza di fondo, ma non è l'ottemperanza alla regola che ci rende, figli di Dio e, ci consente un reale cammino di fede, soprattutto quando poi, ecco, manchiamo di carità prima con noi stessi e poi con gli altri. Lo spessore di un cammino di fede non si misura su quanti precetti ottemperiamo, ma casomai sulla dimensione in cui viviamo il nostro rapporto con il Signore e con gli altri. Altrimenti c'è il rischio di irrigidirsi, di diventare una sorta di corde di violino molto tese e casomai, se per tante ragioni non si riesce ad ottemperare ad una di questi precetti, ecco, anche le cose più sciocche potrebbero diventare una sorta di problemi insuperabili, o perché no, anche talvolta possiamo anche essere un po' perché no, isterici, ecco. Ma dobbiamo domandarci che tipo di fede abbiamo e quale rapporto autentico ne scaturisce poi con il Signore. Allora, questo Vangelo non significa buttiamo le regole e eliminiamole, assolutamente no, ma sicuramente ci aiuta a riflettere e a meditare sul fatto che anche, le cosiddette regole, ecco, sono strumenti. E strumenti e non sono sicuramente il fine. Il fine si chiama Gesù Cristo. I vari strumenti ci aiutano per accompagnarci, per aiutarci, ma restano tali.